Una Nissa irriconoscibile esce sconfitta con un risultato pesante per 4-1 nella partita casalinga contro la capolista Interregio, un Interregio guidata magistralmente dall'ex allenatore Gaetano Di Maria e con degli ex di prima fascia come Ancione e Impallari. Andiamo alla cronaca della partita. Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, all'undicesimo arriva il gol degli ospiti con l'ex Impallari che di testa su un cross davvero preciso di Vicari, con una gran torsione mette il pallone nell'angolino basso dove il portiere non può arrivare. Al tredicesimo raddoppia l'Interregio con un altro ex, vale a dire Ancione, che sorprende anche il nostro cameraman che approfitta di un errore colossale della difesa depositando indisturbato in rete. Tra l'incredulità del pubblico, la Nissa non riesce a reagire all'1-2 della squadra regina e soltanto al 18esimo ci prova con Butera, ma il pallone alto sopra la traversa. Al 23esimo arriva il terzo gol con lo stesso Impallari sugli sviluppi di un'azione indisturbata che parte praticamente da centrocampo e l'attaccante riesce a depositare in rete indisturbato e quindi si va al 3-0 per la squadra regina. Al 28esimo ci prova ancora la Nissa, tenta ovviamente di giocarsi le ultime chance, lo fa con Rabbeni ma il pallone viene neutralizzato dal portiere ospite. Da lì sino alla fine del primo tempo nulla da segnalare. Si va così al secondo tempo con le sostituzioni per la Nissa, con Mirabella per Marchese e Piangiante per Butera. Parte con una leggera supremazia del campo della Nissa, ma nulla di trascendentale, con l'Interregio che non forza più i ritmi di gioco e agevolmente controlla l'inerzia della gara. Al 25esimo conclusione velleitaria di Marletta, alta sopra la traversa. Al 27esimo, un minuto più tardi, arriva il gol dei biancoscudati che accorciano le distanze con un rigore per atterramento di Bruno, a battere Rabbeni con un bolide che trafigge il portiere. Al 29esimo ci prova ancora la Nissa con Rabbeni che in rovesciata non impatta il pallone, sprecando davvero una ghiotta occasione. Si va al 41esimo e arriva il quarto gol che chiude praticamente i conti sugli sviluppi di un calcio di punizione con Franceschini che tutto solo di testa trafigge il portiere. Da lì sino alla fine nulla da segnalare se non una punizione di Avola, il portiere respinge la sfera in calcio d'angolo. Davvero una partita brutta, una Nissa irriconoscibile che rimane nei bassi fondi della classifica mentre l'Interregio con questa vittoria ottiene il primo posto solitario. Ma andiamo a sentire le interviste realizzate nel post gara all'ex allenatore dei biancoscudati Gaetano Di Maria e poi all'allenatore della Nissa Gaspare Cacciola e al presidente Monterosso.